Il mondo del non profit cresce, la pubblica amministrazione arretra e il sistema produttivo perde dinamicità. È il quadro di un paese in profonda trasformazione quello che emerge dal nono censimento dell'Istat su industria, istituzioni pubbliche e non profit. Una rilevazione effettuata su 260.000 imprese di medie, piccole e piccolissime dimensioni, 300.000 organizzazioni non profit e 13.000 amministrazioni pubbliche. I risultati del censimento sono stati illustrati alla presenza dei ministri per la pubblica amministrazione Gian Piero D'Alia e del lavoro Enrico Giovannini. Questo nuovo archivio sull'occupazione ci ha fatto vedere dei dati molto interessanti, per esempio sulla distribuzione per settore, per età, per genere dei lavoratori dipendenti e indipendenti, l'età degli imprenditori, per la prima volta abbiamo un quadro molto più chiaro che ci mostra per esempio come abbiamo un problema di ricambio generazionale potenziale tra gli imprenditori più anziani e i più giovani. Attenzione particolare merita il mondo del non profit, che può contare su contributo di 4 milioni e 700 mila volontari. Settore, diciamo, che rappresenta il settore più dinamico dei settori economici che sono stati rilevati nell'ambito del censimento, e mostra una crescita soprattutto rispetto ad alcune forme giuridiche, ad alcune strutture istituzionali particolari, per cui le fondazioni e le cooperative sociali, che passano da 5.000 nel 2001 a 11.000 in Italia nel 2011. I settori che crescono di più sono il settore della cultura, sport e ricreazione, e il settore dell'assistenza sociale e della sanità, sia in termini di dipendenti che di istituzioni attive. Ci fa piacere che nella crisi comunque le realtà del non profit, quindi il mondo cosiddetto della sussidiarietà, abbia uno spazio rilevante e utile a tenere insieme un paese che deve uscire, speriamo presto, dalle sue difficoltà. In netto calo sono i numeri della pubblica amministrazione, sia in termini di istituzioni che di addetti. Il rapporto fotografa 2 milioni e 800 mila lavoratori nel 2011. C'è un effetto sostituzione anche fra pubblico e privato, perché diminuisce l'occupazione dipendente nel settore dell'istruzione pubblica, mentre aumenta in quello dell'istruzione privata e anche del settore non profit, e lo stesso avviene anche nel sistema dell'assistenza sanitaria. La struttura produttiva del paese va verso un'ulteriore terziarizzazione, anche tra le imprese c'è una diminuzione nel decennio dell'occupazione nella manifattura, e prosegue invece la crescita degli occupati non soltanto in termini dipendenti nei servizi e nel commercio. Aspetti interessanti e positivi anche riguardano, da un lato, l'estremo dinamismo del mondo imprenditoriale. Noi abbiamo questo dato che è veramente notevole, per cui il 46% degli imprenditori proviene dal lavoro dipendente, dei microimprenditori. Quindi il settore delle microimprese è un settore con una fortissima mobilità sociale e in cui l'esperienza del lavoro dipendente è importantissima. Quindi c'è poca persistenza, è un sistema che tende a rinnovarsi, in cui il passaggio dal lavoro dipendente al lavoro indipendente è importante. Un altro aspetto è quello del passaggio generazionale. È interessante notare che nei prossimi 3 anni, sostanzialmente, le imprese fanno una previsione di passaggio generazionale che riguarda il 20% delle unità. Quindi sostanzialmente la fase di uscita dalla crisi sarà associata ad un turnover di management, di controllo delle imprese, che riguarderà un quinto delle imprese italiane.